Buongiorno a tutti, sono lieta di essere qua. Sono abituata, devo dire, più a fare che a dire, quindi se mi incespico mi perdonerete, anzi vi canterò perdono. Volevo dire, parto da qui, cioè la mia vita e la musica sono sempre andate a braccetto. Ho cominciato come interprete e poi come produttore discografico, come editore, e ho il privilegio di lavorare vicino agli autori, artisti, insomma il mondo della creatività. Parlerò dei talenti, di come ce lo si trova davanti, di come lo si scopre, ma soprattutto vorrei parlarvi della costruzione del percorso artistico, che è un lavoro che si fa, che è tangibile ma che non si vede, e che è un lavoro molto importante, veramente molto importante. Come lo farò? Lo farò grazie alla collaborazione di un giovane artista che è qui con me e che insieme cercheremo di mettere in scena questo percorso. È Marco Sbarbati, che è qui con me, che vorrei cercare di invitarlo qui sul palcoscenico. Ecco Marco. Vorrei farvi notare che è l'unico uomo, credo, che salga sul palco quest'oggi, no? Allora, una volta il mio primo incontro con l'artista avveniva nel mio ufficio, ma le cose cambiano e nonostante i problemi che la rete ha causato alla nostra industria, ci dà anche molte opportunità. Ci siamo conosciuti con Marco nel 2012 in un hangout che è stato organizzato da Sugar e da Google, e praticamente era un concorso che mi consentiva di mettermi in contatto, di relazionarmi con nuovi artisti. Possiamo passare il video, per favore? Ciao Marco. Buonasera, volevo innanzitutto ringraziarla per essere qua, perché è molto bello questa situazione dell'hangout. Io sono un cantautore, ho 26 anni, e suono un po' ovunque, mi piace moltissimo anche esibirmi in strada. La mia domanda è, lei crede che sia un po' la gente che vuole ascoltare sempre la stessa cosa, o è anche a volte anche le case discografiche, magari oggi, vista la situazione della musica, hanno un po' paura a rischiare in qualcosa di nuovo? Beh, un po' è vero che la situazione è tale per cui, mentre prima, come dicevo, si facevano, nel nostro caso, 12 progetti l'anno, naturalmente oggi ne facciamo uno all'anno, e questo purtroppo è un impoverimento, ma non, questa è una conseguenza di una situazione purtroppo viziosa che si è creata per tutta una serie di altre, insomma, situazioni nelle quali purtroppo siamo obbligati a navigare. Io invece credo che bisogna lavorare sull'unicità. E questo lo credo ancora, devo dire. Io non so se avete visto, ero un po' imbarazzata, perché in realtà, per come sono fatta io vorrei aiutare tutti i ragazzi, ma questo non è possibile, ovviamente, poi spiegherò dopo perché. Comunque, Marco mi ha incuriosito, e come voi sapete, per capire, anche per cercare di capire tra le righe, insomma, un talento, con la rete, insomma, è tutto troppo distante, quindi c'è bisogno del contatto umano. E Marco nel frattempo mi aveva scritto una lettera, tra l'altro molto carina, e mi aveva detto: io vorrei tanto, tra l'altro la lettera conteneva anche dei testi, e mi diceva: in quella lettera vorrei tanto venire da lei, vorrei poter cantare queste canzoni, perché volevo che lei mi sentisse e che si rendesse conto di cosa io posso fare. A questo punto, insomma, io l'ho visto Marco essere presentato con la chitarra, e devo dire che mi ha un po' stupito, ho sentito questa voce molto consistente, e ho pensato che quelle sue interpretazioni e questo suo lavorare sulle piazze
avesse consentito a lui, se, come sulle piazze ci sono le persone che non vengono lì per ascoltarti, no? E sono persone di passaggio. Quindi io ho pensato che questa sua voce, che adesso voi sentite, poi ve ne parlerò ancora meglio, ho pensato che questa sua voce richiamasse proprio queste persone che erano distratte, no? Che tu in qualche modo dovevi attrarre con questa tua voce. Ci fai sentire una delle canzoni che mi hai fatto sentire in ufficio, è un pezzettino ovviamente, non possiamo di più purtroppo, ma Backwards per esempio? Certo. Ok. Tell me you want more on my lips. Tell me you want more on my tracks. None of us has followed any rule. I should have let you know that I was. I should have let you know that I was burning as a star. Grazie mille. Non so che cosa ne pensiate voi, però io sono rimasta molto colpita, lo dicevo anche prima, da questa voce, una voce consistente che personalmente mi ha fatto risvegliare un mondo che, di musica che non ascoltavo più, come quella di James Taylor, Tracy Chapman per esempio, e poi però lo guardavo mentre cantava, adesso lui è seduto ma insomma allora era in piedi nel mio ufficio, e devo dire che mi ha colpito molto questa sua sincerità, cioè quello che raccontava, che diceva, che cantava, era tutt'uno con proprio in un modo così sincero, quasi disarmante. È inutile dirvi che mi ha emozionato. E che cosa avviene quando mi succede questo? Avviene che comincio il mio lavoro, cioè quello che non si vede. Naturalmente il mio lavoro ha un inizio che è legato anche alla scommessa. La scommessa è un rischio. Cioè tu decidi, non sai come va a finire, no? Però è qualcosa che senti che devi fare, e quando smisi di cantare mi feci una promessa che io avrei sempre cercato di aiutare un talento, se fossi stata certa che ci fosse un talento, aiutato ad emergere, e questa è una cosa che mi sono sempre portata con me. E poi mi piacciono le sfide, e anche sulle sfide io, insomma, è più forte di me. Io se sento qualcosa che mi piace non faccio tanti calcoli, si parte e si va. Il passo successivo è valorizzare musicalmente le potenzialità di Marco. Come si fa? Si fa perché le canzoni, lui scrive le sue canzoni, e quindi bisogna fare attenzione a non cambiare questa sua direzione. Per cui occorre trovare una persona, si chiama produttore artistico, che possa aiutare Marco in questo percorso, cercare di migliorare ciò che lui fa esattamente con la chitarra e con la voce. Non è sufficiente, dobbiamo arredare questa canzone, ma ci vuole la persona giusta. Io conosco una persona che personalmente, con la quale abbiamo fatto tanti altri lavori, ed è una persona molto capace, si chiama Corrado Rustici, è un italiano, però vive in America da 30 anni, e abbiamo fatto sentire i provini a Corrado. Corrado ha sentito le stesse vibrazioni che ho sentito io. Abbiamo proceduto alla scelta del repertorio, abbiamo praticamente cercato di, abbiamo sentito le preproduzioni, e poi finalmente Marco è volato, è andato a San Francisco. A San Francisco lui lì ha lavorato, e grazie alla rete e grazie anche al fatto che fuso orario, ci sono 9 ore di differenza, loro lavoravano di giorno, la sera attraverso il file audio noi ascoltavamo quello che loro facevano, e insomma questo lavoro è seguito, è diventato, è cresciuto, e praticamente dopo 20 giorni, insomma forse poco più, abbiamo sentito queste sue canzoni
arredate, come direbbe Paolo Conte, insomma, con uno studio, con una messa a punto di certi, cioè in certi momenti si individua la gemma che c'è all'interno della canzone si cerca di metterla a fuoco affinché l'ascoltatore, quando sente quella canzone, capisca quel momento e si ricordi. Allora, vogliamo sentire che cosa è accaduto in questi giorni di studio a San Francisco. Quella canzone che avete sentito prima, Marco la farà qui arredata di una base, quindi canterà dal vivo sulla base, ed è la prima volta che questa canzone verrà fatta praticamente qui, naturalmente qui al TEDx, è la prima volta che Marco esegue questa canzone sul palcoscenico dal vivo. Grazie mille. Che bello! Eh? Bellissimo! Molto, grazie. È la prima volta che canta sul palcoscenico. Bello! Il risultato mi sembra convincente. Penso. Senta, comunque, adesso che cosa dobbiamo fare? Sempre rispetto al nostro percorso del lavoro, dobbiamo pensare a strategie di marketing e dobbiamo fare comunicazione, dobbiamo cercare ogni modo per far arrivare questo nostro talento, la creatività di Marco, al più largo pubblico possibile. A questo punto che cosa facciamo a Marco? Gli facciamo gli auguri.
e facciamo gli auguri che questo disco possa essere un disco, il primo disco di una lunga carriera, così come è accaduto a tanti altri miei artisti che in questi ultimi anni, questi ultimi vent'anni, ho avuto la fortuna di scoprire e l'onore di aiutare ad emergere. Sometimes our life is strange, and it seems you gotta do it all by yourself to arrange. Ma senza di noi ho ancora quella strana voglia di sentirmi sola. Beh, va detto che anche loro hanno cominciato con Marco, tutto è accaduto nel mio ufficio, certo che con Elisa, che lei era in un piccolo anfiteatro, ma per il resto tutto il percorso è sempre lo stesso. Ogni volta però c'è sempre una cosa diversa, non succede esattamente così tutte le volte, cioè ogni artista ha una sua personalità, ha un suo mondo, ha un suo talento, quindi diciamo che gli attori intorno cambiano. Occorre fare attenzione, cercare di non sopraffare quello che è la loro creatività, la loro originalità, e questo è un lavoro, diciamo, molto molto importante. Comunque sempre c'è un'avventura in questo nostro lavoro, cioè non sei mai certa che tutto questo che tu fai avrà poi un ritorno, no? Perché così, perché tu rischi, perché d'altro canto è giusto che sia così, è talmente bello questo nostro lavoro, ci dà talmente tante soddisfazioni che solo il fatto di poterlo fare, la passione ti dà, la passione che hai per fare questo lavoro ti rigenera tanta energia, no? È veramente bello di per sé. Però l'unica amarezza che hai è che tu vorresti fare molto di più, vorresti essere molto più disponibile per poter essere un gradino per qualcun altro e per tanti altri. Purtroppo noi siamo costretti ad essere un gradino per pochi, purtroppo. Però per riassumere un po' tutto il nostro percorso che abbiamo prima, che ho cercato prima di mettere in scena, vorrei parlare di queste sette parole, cioè c'è stato un incontro, lo stupore dell'artista, cioè lo stupore che ho provato quando ho sentito Marco, il rischio, la scommessa, la sfida, l'avventura, e l'ultima parola è vittoria, punto di domanda. Non si sa. La vittoria, beh, per cambiare questi punti esclamativi in punti interrogativi, in punti esclamativi, abbiamo bisogno di voi, del pubblico e anche un po' di fortuna. E a questo punto vorrei richiamare la vostra attenzione sulla necessità di rimettere in moto un circuito virtuoso dove i guadagni generati dai successi possano essere reinvestiti
per creare e sostenere nuovi artisti affinché la creatività possa continuare a espandersi trovando nuovi orizzonti. Questo è possibile solo se parliamo il linguaggio della verità senza trucchi. E a questo punto io so che vado a toccare un tasto dolente, però lo faccio, è un tasto sensibile, ma lo faccio perché sono convinta di quello che dico. E cioè dobbiamo rispettare e difendere il diritto d'autore, che è il vero motore, è il paladino della creatività e della cultura in generale. È nato per difendere la libertà di espressione e la possibilità di vivere del proprio lavoro. Il diritto d'autore esiste da 300 anni, lui è il motore di benessere non solo per chi crea, ma anche per tutta la società. Oggi questo circuito virtuoso si è interrotto e questo è un grosso rischio, ma può essere rimesso in moto solo a una condizione, che si rispetti di più il lavoro di tutte le industrie creative. Non solo la musica ed il suo indotto, ma anche gli autori delle opere letterarie, grafiche, del cinema e della TV. Se non riusciremo a difendere la nostra creatività e le nostre eredità culturali, noi non riaccenderemo il motore di sviluppo e di crescita economica. Concludendo, lasciamo alle tecnologie tutto lo spazio che rivendicano e che meritano, ma qui ci vuole davvero un'alleanza di tutte le industrie creative europee. Ci vuole un bello scatto di orgoglio che ridia speranza e lavoro ai nostri giovani talenti di oggi e di domani.